Salve a tutti, oggi alla Corte di Felsina, Associazione Arte e Cultura, siamo in collegamento con la pittrice Maria Luisa Vergara. Ciao Maria Luisa, benvenuta. Oggi parliamo di inconscio, quindi parliamo di quel daimon, come lo chiamavano i greci antichi, che ispira un po' gli artisti a creare. Possiamo dire, Maria Luisa, che la tua infatti sia una pittura che oscilla fra la razionalità e l'inconscio. Possiamo anche dire che vi è una sorta di misterioso, tra virgolette, spiritello, lo vogliamo chiamare così tanto per capirci, che ti sollecita a prendere in mano i pennelli quando ti balza alla mente qualche immagine particolare, insomma, che tu proprio senti la necessità di materializzare su una tela. È così, Maria Luisa? Dico bene? È una questione abbastanza complessa e proverò a spiegarmi. Allora, senz'altro il daimon è intervenuto nella mia vita, però è intervenuto nella scelta della vita creativa, nella vita artistica. E, se vuoi, magari poi ne parleremo dopo. Però più propriamente, quando io mi accingo a, diciamo, a creare, non è il daimon che mi detta qualcosa, che mi dice cosa fare, ma piuttosto la mia pittura nasce sempre da un discorso concreto e razionale, nel senso che invece di esprimere un pensiero oppure non so, una visione filosofica, una qualunque sensazione con la musica o con le parole, io appunto provo a esprimerla con le immagini. Però quando cerco di fare questo tipo di attività, ricerco, diciamo, nell'ambito, ecco qui è il discorso un po', diciamo, dell'inconscio, nell'ambito della mia interiorità, quell'ispirazione. Quindi, una volta che io decido di trattare razionalmente un tema, mi ritiro, diciamo, nella mia interiorità e inizio questo dialogo tra la mia parte conscia e quella invece che è più inconscia, l'emozione, l'emotività. Ecco, quindi non è il daimon che mi suggerisce l'immagine cosa fare, però resta il fatto che è un mistero da dove arrivi l'ispirazione, perché un momento, un barlume arriva sempre e nel momento in cui essa arriva, io inizio la costruzione della mia opera, costruzione che parte ovviamente dal foglio e in questo dialogo continuo tra queste parti diverse, diciamo, della mia personalità, ma della personalità di ognuno di noi. Poi diciamo, il discorso continua su tela, dove questo dialogo interiore si arricchisce dalla volontà di utilizzare i colori in maniera più che intuitiva, direi proprio irrazionale, direi proprio istintiva, Istintiva. quindi per sottolineare le emozioni. E comunque anche il supporto materico dà il suo contributo, perché anche una macchia, un qualcosa che viene fuori dal quadro mi può suggerire. Però quello che è importante è che il rispetto dell'idea originale è sempre presente, cioè Sempre tutto presente. questo dialogo, però ha sempre a che fare con quello da cui io sono partita. Partita, assolutamente. Tu, Maria Luisa, sei nata a Lecce, però ti sei formata all'Università di Parma e ti sei laureata prima in legge e poi in lettere e filosofia, quindi complimenti, perché veramente hai un bellissimo curriculum. E poi, insomma, diciamo che hai dato un pochino una svolta anche alla tua vita perché hai passato, a parte che hai studiato anche tecniche teatrali, quindi hai allargato molto il tuo raggio d'azione dal punto di vista culturale. Poi però tu hai avuto un percorso particolare perché per molti anni hai svolto l'attività di legale, di avvocato, quindi insomma sei rimasta dentro quello che è un po' un ambito, diciamo un pochettino di vita normale, ecco, come possono fare tutte le persone. Poi a un certo punto hai deciso di dare una svolta alla tua vita, hai sentito talmente forte l'impulso di dedicarti all'arte, tanto da arrivare ad abbandonare quest'altra tua attività e dedicarti totalmente, quindi anche una scelta molto
molto coraggiosa, devo dire, perché insomma sappiamo molto bene che anche, soprattutto in Italia, adesso non voglio fare della polemica assolutamente, però in Italia non è che l'arte sia poi, cioè ti dia tutte queste certezze, tutte queste sicurezze proprio dal punto di vista di, insomma, di portare avanti la propria vita, e dal punto di vista economico, insomma, pratico, intendo, non siamo proprio aiutati. E quindi insomma una scelta, devo dire, molto particolare di coraggio. Bisogna anche dire comunque che questo tuo impulso è stato anche incoraggiato da artisti, anche artisti importanti, insomma dei maestri. Hai avuto prima Francesco Martani, che conosciamo a Bologna essere un importante scultore e pittore, poi hai avuto maestri come Nino Noce, hai avuto Davide Peretti Poggi, figlio di Wolfgang, insomma hai avuto diversi incoraggiamenti, per cui no, per questa mi ha colpito questa tua particolarità, insomma, e quindi ti vorrei subito appunto chiedere, per te cosa significa dipingere? Cioè cosa che ti ha spinto appunto a lasciare questa, tra virgolette, sicurezza, insomma, di un'attività normale, ecco, tra virgolette, e per dedicarti invece a insomma, totalmente all'arte, ecco, insomma, è diventata una dedizione, diciamo, da questo punto di vista. Allora, con riferimento a questa domanda, io mi ricollego alla tua domanda iniziale, cioè al discorso del daimon. Ecco, in questa fase, o meglio per quest'ambito, è proprio intervenuto il daimon, cioè quella voce interiore che mi ha parlato. Allora, per capire quello che mi è successo, un po' parlerò del daimon che parlò a Socrate e il daimon alla maniera, diciamo, di Platone, che ne racconta nel mito di Era nella Repubblica. Allora, Socrate racconta che un daimon, cioè una voce fastidiosa, lo insidiava, lo punzecchiava. Ecco, questo daimon che non gli dettava la sua filosofia, non gli diceva cosa doveva fare, quindi diciamo l'idea del bene, ma gli diceva quello che non doveva fare. Ecco, è un po' quello che è successo a me. Questa voce interiore, infastidiosa, mi ha punzecchiata, mi ha tormentata, sino a quando io non ho capito, e poi se voi ne parleremo dopo, ovviamente le vicissitudini della vita incidono, sino a quando diciamo io ho imboccato completamente la via dell'arte e ha smesso di tormentarmi, fuori di metafora, insomma, è la voce della coscienza poi. E sempre per spiegarmi meglio con riferimento a questa voce interiore, Platone racconta appunto nel mito di Er che prima di nascere alla nostra anima viene, o meglio, prima di nascere la nostra anima decide chi vuole essere, l'esperienza di vita che vuole fare, attraverso un'immagine chiaramente. Ecco. In quel momento all'anima viene donato un daimon, cioè un genio tutelare. Perché? Perché è facile, dal momento che l'uomo dovrà poi passare nell'Ete, quindi nel fiume della dimenticanza, che dimentichi quello che ha scelto lo scopo della sua vita. Ecco, questo daimon ha la funzione di ricordargli proprio quello che l'anima ha scelto di fare nell'esperienza di vita concreta. Ecco un po' quello che è successo a me. Quindi il daimon non ti dice devi fare questo, però è quella voce interiore, quella voce che nell'ascolto interiore tu che parla, diciamo, senza parlarti, ecco un po' quello che è successo. È un po' anche quello che Gustav Jung racconta l'importanza nella vita moderna degli errori, con le superficialità, eccetera, di questo daimon che ci ricorda, diciamo, l'umanità di cui noi siamo dotati. Certo, assolutamente. Quindi, a proposito proprio di questo, quindi, la vita e gli eventi della vita, quello che accade, insomma, intorno alle persone, quanto incide allora a questo punto per dare questa spinta, insomma, alla creatività, insomma, a diventare artisti in qualche modo? Beh, di sicuro, voglio dire, la creatività è una cosa comunque per chi sente di essere un artista, è un qualcosa che fa parte del DNA, dal mio punto di vista. Ma non è sempre facile riconoscerlo e ascoltarlo o comunque trovarsi a, diciamo, confronto con questa cosa. A questo proposito, io ho molto a cuore il tema della resilienza. Perché? Perché nel momento in cui la vita ci pone, come è successo a me, di fronte a delle esperienze dure, aspre, se noi attiviamo con la vita un dialogo costruttivo,
riusciamo a trasformare anche quello che c'è di brutto in qualcosa di positivo. Ecco, quello che è successo a me è quello di prendere l'occasione, quindi come un'ultima chiamata, diciamo, per dedicarmi, fare in modo che questo mio essere, mio spirito creativo venisse fuori, io seguissi quest'anima creativa e quindi ho trovato finalmente quella serenità, quella tranquillità dopo tanto, tanto, tanto tempo. Questo è un po' molto bello questo, molto bello. E allora Maria Luisa, a questo punto, passando invece a parlare un po' a livello pratico insomma, della tua pittura, adesso poi faremo vedere anche le tue opere, tu gentilmente se ne avrai voglia ce le descriverai un pochettino, ce le racconterai. E tu come definiresti il tuo stile? Cioè tu hai raggiunto, insomma, dopo una serie di hai fatto pratica, molta pratica, come dicevamo prima, anche con maestri, eccetera, e quindi a un certo punto tu, a parte che sei partita già con uno stile particolare, perché ho visto già le prime opere, sin dalle prime opere, sicuramente, e poi ci sono anche delle piccole varianti tra un periodo e un altro. E, quindi, ed è uno stile anche molto molto vivace, anche proprio come tipo di usi molto il colore, cromatismo, eccetera. Come lo definiresti il tuo stile pittorico? Allora, innanzitutto io più che parlare di, diciamo, di generi di pittura, andrei per tipologie, nel senso che non hanno una successione cronologica. Io dividerei i miei tipi di pittura in tre tipi, ecco, che porto in essere contemporaneamente, quindi non c'è un prima dopo. O meglio, diciamo, la parte inconscia è quella che è venuta subito fuori, poi ovviamente nel fare un ritratto ci vuole una certa preparazione tecnica, quindi i ritratti che ho iniziato a fare, diciamo, in maniera spontanea hanno un peso diverso, anche se sono molto interessanti dal mio punto di vista, rispetto a quelli che poi invece ho fatto dopo aver essere stata presso i maestri. E, quindi io parlerei innanzitutto del ritratto, al quale io sono molto legata. Perché? Perché nel ritratto c'è il mio tentativo, esasperato in alcuni casi, di capire quello che è la psicologia, l'anima della persona o di me stessa che ritraggo, e anche in diversi momenti della vita, no? Per capire proprio quello che cambia, c'è cioè questo tentativo. E in questo caso io, più che parlare di stile, cioè del mio stile, mi piacerebbe parlare del mio ideale, nel senso che il mio ideale è il pittore dei pittori, Velázquez. Ah, sì. Basti pensare al ritratto di Papa Innocenzo X, dove c'è, diciamo, la capacità di entrare così a contatto con l'anima del ritratto del Papa da presagirne quasi gli eventi futuri di vita. Esatto. Ecco, questa capacità per me è un qualcosa veramente di, diciamo, la cosa a cui tendo. E Velázquez, che fu, diciamo, anche un'ossessione per il grande Bacon, pittore che io sento molto, benché io sia molto lontana dal suo stile. Stile. Questo per quanto riguarda il ritratto. Poi c'è un altro tipo di ritratto che io faccio, nel quale però io cerco di, diciamo, attribuire la mia visione del mondo al soggetto ritratto. Quindi inizio ad utilizzare i simboli. In questo caso i simboli, esatto. Poi se voi ne parliamo dei simboli. Sì. I simboli che io utilizzo, li utilizzo in maniera razionale, cioè attribuisco a quel soggetto un certo carattere, una certa... Quindi più che suggerirmi lui, in parte mi suggerisce, ma più c'è la mia visione del mondo, impongo, sì, diciamo, la mia visione della... Sì. Del mondo e della persona che ritraggo. Esatto. E, questo tipo di pittura sicuramente più, anche un po' più espressionista, un po' più con questi colori, ecco, questo è il tipo di... E poi, infine, l'ultimo tipo in cui si riallaccia il discorso dei simboli.
Però in questo caso il simbolo viene utilizzato in maniera irrazionale o inconscia, nel senso che, e questa è un po' poi la pittura di cui parlavo in origine, cioè nel senso che quando io voglio rappresentare un tema razionale, e poi lo ripeto, lo vedremo, un tema, un problema, un concetto, io mi ritiro nel dialogo interiore, aspetto l'ispirazione e molte volte durante l'ispirazione accade che mi si rivelino dei simboli, cioè arrivano delle immagini. Ecco, in questo caso io utilizzo questo tipo di discorso. Ecco, io forse questa pittura l'accosterei a Chagall. Sì, infatti fu una delle prime cose che ti dissi quando vidi le tue opere all'inizio, ti ricordi? Colpisce subito, infatti adesso ne mandiamo subito un'opera di Chagall che poi confrontiamo con una tua opera che poi dopo però andremo a descrivere. La facciamo solo un attimo vedere, questa è la tua opera, come si intitola questa? Allora, questa è L'arte apre all'infinito. Ecco, e noi la paragoniamo a questa, per esempio, che abbiamo preso come esempio, che è appunto la fidanzata di Chagall. Ci sono dei riscontri che richiamano sicuramente, insomma. Beh, sicuramente in questo tipo di pittura, è più sognatrice, più poetica, più evocativa. E poi alla maniera chagalliana c'è un uso molto semplice delle forme, quasi primitivo. E poi vi sono l'uso di questi colori molto accentuati, molto forti, espressionisti che comunicano, e poi l'uso delle forme, delle figure un po' deformate, però senza mai raggiungere una pesantezza esistenziale, ma sempre con una certa leggerezza, una gioia di vivere, e attraverso poi la tenerezza del mondo onirico che non è mai dimenticata, ma è sempre ricercata. Io Molto penso. interessante. Molto interessante. E allora io adesso comincerei a far vedere qualcuna delle tue opere. Io partirei un pochino dai ritratti, che è questo per esempio che tu hai di fianco. Esatto. Questo di che cosa si tratta? Qui mi sembra un autoritratto o mi Sì, sbaglio? questo è un autoritratto che ho fatto nel 2019 e appunto a me chiaramente era un po' diversa, però interessa sempre cogliere la persona ritratta in una posizione un po' buffa, nel senso che non è in posa, facendo una smorfia che poi a volte sono smorfie che io mi ritrovo a fare nell'ambito della mia vita e anche per questo Espressioni spontanee, mi certo. piace più cercare di cogliere la spontaneità e quindi il carattere, il piglio, ecco, il mio piglio direi, ecco, quindi non cerco la bellezza, cioè non raffiguro come una L'espressione. bambola, ma cerco proprio il carattere, la personalità, Certo, questo. assolutamente. Infatti, Questo ecco, infatti è questo esatto. è mia sorella, questa, ecco, qui lei è stata ritratta, questo è molto piccolo rispetto. È stata ritratta in questo piglio, ecco, anche lei. Esatto, colto Sì, c'è l'espressione. proprio perché ha questo tipo di espressioni molto, molto buffe che rivelano un po' la sua personalità ironica, la capacità appunto di prendersi in giro e ridere E di ridere, esatto. Quindi questo è il carattere che io volevo sottolineare. Imprimere. Sì. Questa, per esempio, invece. Questo è sempre un ritratto. Io e mio marito, qui volevo ritrarre la coppia, quindi la forza della coppia. L'uomo che guarda, nel mio caso ovviamente nella mia coppia, l'uomo che guarda lontano e quindi dà un po' la direzione. Però io sono avanti, quindi avanti perché diciamo affronto la vita in una certa maniera, lui mi guarda alle spalle. E poi c'è il mio richiamare lo spettatore, perché io guardo indietro, quindi c'è questo tipo di gioco che un po' rappresenta quello che è poi diciamo, la nostra coppia. Ecco, quindi guardo. Assolutamente. Passiamo a quest'altro tipo invece che tu, beh, adesso se tu, qui si vede tagliato dal mio fondale, ma invece qui, ecco, così abbiamo la visione dell'intero. Molto particolare. Sì, qua siamo sempre nell'ambito dei ritratti, però ecco, inizia a parlare la valenza simbolica, valenza del simbolo, i Esatto. simboli utilizzati, in questo caso il colore rosso, che richiama l'inferno,
Esatto. richiama alla passione, che richiama tutta una serie di, e poi se poi ne parleremo appunto dei simboli, cosa vuole dire, e le ali, quindi simbolo di angelicità, di tutta una serie di qualità positive. Ecco, questo sta a sottolineare quasi come la misura del bene, cioè non esiste una cosa negativa in sé, è la misura che fa la differenza. L'equilibrio, cioè non c'è nulla che è di per sé buono, anche un amore eccessivo può essere negativo, e invece qualcosa di negativo, se utilizzato bene, può essere positivo. Quindi questa è la celebrazione dei contrasti. Quindi io sto attribuendo attraverso simboli che riecheggiano immediatamente tutta una serie di concetti, diciamo, di archetipi che poi vengono riproposti e collegati proprio a questi simboli molto molto potenti. Allora, passiamo invece a quest'altra. Ecco, Arrivo. questa. Sempre il discorso del ritratto con i simboli, cioè il carattere di questo, diciamo, personaggio ritratto, e che io individuo nella capacità di discernere e di equilibrare. È una combattente, è una persona che utilizza il pugnale, quindi una guerriera. Una guerriera che quindi a volte bisogna fare guerra, nel senso che bisogna tagliare quello che non va vale nella nostra vita, ma bisogna sempre bilanciare, cioè usare il cuore, come dire, mettere sulla bilancia tutti gli aspetti. Ecco, quindi volevo un po' ritrarre, poi c'è sempre il simbolo della luce, la luce violetta, che quindi l'amore, quindi tutta una serie di simboli che vengono Esatto, dedicati. che vengono inseriti. Tanto, diciamo, ognuno poi ci può vedere quello che vuole. L'importante è muovere tutto un tipo di discorso. Ecco, questo è un po' il senso. Smuovere delle emozioni e Sì, soprattutto far pensare le persone. pensare. Quindi non è importante che la persona dice ma che cosa deve in testa. No, l'importante è che muova qualcosa nello spettatore, cioè si muova qualcosa, lo faccia riflettere. Poi ognuno Esatto, ci mette quello che vuole, dal mio punto di vista. naturalmente. Ecco, questo invece che è ancora un altro genere, diciamo, non un altro genere, cambia un pochino lo stile, ecco, in questo ambito. Ecco, è molto curioso questo quadro, se ce lo vuoi raccontare. Primissimi quadri, veramente uno dei primissimi che Francesco Martani amava molto, ecco. E in questo tipo di quadro c'è un pensiero, no? Abbiamo parlato del terzo tipo di pittura, questo rientra nel terzo tipo, c'è cioè un pensiero. Il pensiero che io voglio esprimere è che molte volte nella nostra vita siamo noi che ci distruggiamo, cioè alcun tipo di malattie, soggetto, Certo. partono proprio dal nostro malessere, dall'autodistruzione. Ecco, qui c'è proprio la rappresentazione, il cuore che si è spezzato, è come se la persona mangi se stessa, quindi è come l'autodistruzione. Autodistruzione, sì. Caso non ho deciso come rappresentare questo concetto, mi è venuto attraverso questo dialogo interiore, cioè sono venuti fuori dei simboli, la catena, il cuore, ma non l'ho deciso io razionalmente. Certo. Diciamo di meditazione profonda, di dialogo interiore, sono venuti tutti questi simboli che poi ovviamente ho sviluppato. Queste mani richiamano, fermano questa autodistruzione. Ecco, questo è un po' il senso del discorso. E quindi sì, vediamo questa persona, è sempre la stessa che sta mangiando e sgomenta, però è un'autodistruzione che sta avvenendo. A proposito di questo che stavi spiegando adesso, mi viene da chiederti appunto, visto che dici mano a mano che lo sto realizzando, viene fuori. Quindi tu non hai un disegno preparatorio, tu lavori direttamente sulla tela, cioè oppure viene preparato, ce No, l'hai già in mente il leggo. quadro? No, no, viene preparato nel senso che l'intuizione la fermo sul foglio. Ok, Quindi ecco. sul foglio io so già quello che vado. Poi nel momento in cui lo trasferisco su tela, anche la tela mi dà dei suggerimenti. Ti Però aiuta. l'immaginale è sempre quella, cioè deve essere l'immagine che viene fuori, deve essere sempre corrispondente al pensiero iniziale, Quello che hai già, l'autodistruzione. esatto, quello che tu hai già in mente, assolutamente. Io uso molto degli schemi preparatori,
degli schizzi, ecco, là è proprio il mio, da dove parte tutto, sì. Il punto, io punto fermo. Ho tutte le intuizioni su questo foglio e poi lo costruisco, eccetera, eccetera, però costruisco prima sul foglio e poi lo ricopro. Su carta, sì. Con una sorta di bozzetto, diciamo così, che poi verrà intercalato. Esatto. Okay. Ecco, vediamo ancora questa opera. Stiamo cominciando ad avvicinarci alla fase finale. Vediamo ancora questi due lavori, che sono uno diverso dall'altro. Ecco, questo in particolare, parliamo prima. Anche qui appunto c'è il problema, il tema che volevo affrontare, l'importanza della riflessione. Ecco. Allora, per me la riflessione è molto importante perché ci può evitare una serie di errori, cioè bisognerebbe imparare dai propri errori, riflettere, capire dove abbiamo sbagliato per poi correggere il tiro. Ecco. Questo quadro è appunto, mi è stato sempre suggerito, cioè l'ho attuato in questa modalità, nel senso di questo ritiro nella mia interiorità, e sono usciti i simboli riflessi, quindi non li ho decisi razionalmente. Sono uscite queste figure e qui c'è la persona sgomenta perché poi dice boh, non lo so, la riflessione a che serve, e invece questa persona, che poi è una persona sotto forma di manichino che illustra un po', quindi il tema della riflessione apre comunque a tutta una serie di elementi positivi, perché io ho utilizzato, ripeto, il giallo, il celeste, ecco, in questo senso il colore mi aiuta, il colore lo utilizzo proprio in maniera spontanea. Mi sento una colorista nel senso che quello che ho imparato attraverso gli insegnanti, diciamo i maestri, l'ho imparato nella forma, il colore ce l'ho di mio, quella è la mia dotazione di base, per il resto invece è un gran lavoro di tecniche, di tutto il resto di studio. Quindi il colore lo dai in modo istintivo, quello sì, al momento, in base a come ti, ecco, come si, una sorta di terapia anche in un certo senso, cioè sì, di liberatoria. Non ci penso, cioè io quando uso il colore, quello che mi trasporta, non è che decido qua ci metto il rosso, qua no, quello che mi viene, ecco perché parlavo anche di quel dialogo che continuo col supporto materiale, perché poi è un continuo, cioè mi ritengo molto fortunata di aver trovato questa forma espressiva, assolutamente, questo sicuramente. Mi consente di finalmente, dopo tanti anni di altro, di dialogare con tutte le mie parti più intuitive e anche più istintive. Assolutamente. A proposito appunto di espressione del colore, vediamo anche quest'altra opera con cui noi... Eccoci. Bene. La celebrazione dello stato di grazia. Quello che per me è lo stato di grazia, nel senso che io leggo molto la vibrazione, la musica, no? Una grande valenza positiva. E quindi io ho immaginato sempre in questa modalità come rappresentare lo stato di grazia, cioè quel benessere che qualunque cosa accada, tu hai questa apertura di cuore. Ecco, è venuta fuori questi cantanti, questo tipo di proprio per il simbolo che ha per me la musica. E contemporaneamente ci ricorda la nostra materialità, presente, cioè noi siamo comunque materia e non bisogna mai dimenticarlo. Assolutamente. Rimanendo con i piedi per terra, e un'ultima curiosità, come si intitola questo quadro? Stato di grazia. Stato di grazia, ecco, benissimo. Allora, anche una cosa che non ti ho chiesto, le tecniche che tu utilizzi, ad esempio questo l'hai realizzato con colori acrilici, qual è la tecnica che preferisci? Allora, per il ritratto, l'acrilico è la tecnica che utilizzo per l'inconscio, l'acrilico è veloce, quindi è molto... vicino alla mia personalità, al mio modo di procedere. Però essendo comunque un'eclettica e mi piace spaziare, devo dire che il colore a olio ha quella morbidezza, la capacità di lavorare, quindi certo. Io nel tratto devo dire che prediligo, comunque si fanno delle cose diverse. Certo. Non escludo la tecnica mista, cioè a volte proprio per sottolineare la morbidezza e anche un po' la forza, quindi le uso entrambe. Diciamo che ti piace anche un po' sperimentare, insomma, sì, sei un sì, po', sì. Ti piace un po' provare, anche vedere un po' i risultati, sì. Le tecniche, eccetera, eccetera.
Bene, Maria Luisa, io direi che dopo questa nostra bella chiacchierata dove tu ci hai raccontato, direi egregiamente, le tue opere, ci hai fatto comprendere, ci hai fatto entrare nella tua, diciamo, dinamica e creatività, io diciamo che ci rimane soltanto da far sapere a chi ci ascolta dove eventualmente volesse contattarti, cioè dove ti possono trovare. Hai un sito, hai un indirizzo mail che possiamo lasciare ai nostri spettatori? Lascerei il mio indirizzo mail, Bene. marilu, senza l'accento, punto, v di Vergara, chiocciola, libero.it. Benissimo, vogliamo ricordare anche che possono vedere la tua pagina personale sul sito www.lacortedifelsina.it nella sezione artisti e digitare il nome Maria Luisa Vergara, così si possono vedere anche altre opere e ci sono anche lì i contatti per poterti poi reperire se ti vogliono mettersi in contatto con te e sapere un pochettino, avere delle informazioni in più insomma sulla tua arte. Della prossima. Benissimo, Maria Luisa, noi Grazie. ti ringraziamo per la tua disponibilità e ci diamo appuntamento a una prossima occasione. Perfetto, grazie ancora, grazie di tutto, Grazie grazie. a tutti e ciao a tutti. Ciao.